Oggi voglio raccontarvi la storia di Elena, che un giorno, mentre era in camera a giocare con il suo cagnolino, vide fuori dalla finestra una creatura che non aveva mai visto prima e decise subito di andare a vedere cosa fosse. Ciao, io sono un coniglio, guarda come saltello! Ad alzare le zampette insieme a me! Ed Elena ci provò. Wow! Sei proprio un coniglio! Elena se ne andò tutta felice saltellando come un coniglietto, quando ad un certo punto in mezzo all'erba trovò un'altra creatura tutta viscida. Ciao, io sono un serpente, guardate come strisce. Prova anche tu a strisciare come me. Ed Elena volle provare anche a strisciare. Serpente. Elena se ne andò strisciando finché ad un certo punto non arrivò vicino ad un fiume. Ciao, io sono una rana, guarda come sguazzo. Prova anche tu adesso a sguazzare insieme a me. Ed Elena di nuovo ci provò. Wow, sei proprio una bellissima ranocchietta! Elena decise che saltellare come la rana era troppo faticoso e quindi piano piano decise di oltrepassare il ponte sopra il fiume. Doveva andare pianissimo perché il ponte era molto stretto, ma proprio quando si trovò a metà vide sott'acqua una strana macchia nera. Ciao! Io sono una cozza, guarda come mi chiudo, non faccio entrare neanche un granellino di sabbia. Prova a chiuderti anche tu come me. Ed Elena ovviamente ci provò. Wow, sembri proprio una cozza. Ma durò molto poco chiusa come una cozza, perché proprio sul lato del fiume vide qualcosa che attirò la sua attenzione. Ciao, io sono un fenicottero, guarda come sono brava a stare su una zampa sola. Ora prova anche tu. Ed Elena volle provare anche a stare su una zampa sola. Wow, sembri proprio un fenicottero! Elena si stava divertendo moltissimo a fare il passo del fenicottero, ma qualcosa la distraeva. Alzando lo sguardo, vide che tutte le foglie degli alberi vicini si stavano muovendo e decise di entrare nel bosco a vedere cosa stava succedendo. Ciao, io sono una giraffa. Guarda, sono così alta che riesco quasi a toccare il cielo. Prova a raggiungermi. Elena volle provare. Wow, sembri proprio una giraffa. Infatti Elena era proprio bravissima, si era alzata così tanto sulle sue punte
che quasi toccava il cielo. Peccato che ad un certo punto un'altra strana creatura le prese contro ed entrambi ruzzolarono e caddero per terra. Io sono un canguro, guarda come riesco a saltare in alto. Prova anche tu a saltare come me. Ed Elena ci provò. Ma che bravo canguro che sei! Anche meglio di me. Elena era molto felice di aver imparato a saltare come i canguri. Ora sì che riusciva ad andare veramente in alto. Salta, 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 ad un certo punto capitò davanti alla creatura più grande che avesse mai visto. Ciao, io mi chiamo Charlie e sono un elefante. Senti che rumore faccio mentre cammino. Riesci a farlo anche tu? E ovviamente Elena volle provare. Sembri proprio anche tu un elefante come me. Elena pensò che stava diventando tardi e che la mamma si sarebbe preoccupata, quindi correndo tornò a casa. Era molto felice di aver imparato tante cose nuove, non vedeva l'ora di farle vedere ai suoi amici. Saltare in alto come i canguri, sguazzare come le rane, stare su una zampa sola come i fenicotteri, persino strisciare come i serpenti. Ma pensò che in fondo, nonostante tutto, anche lei era proprio speciale, perché sapeva fare qualcosa che nessun altro dei suoi amici animali poteva fare. Le capriole! E quindi tornò nella sua stanza a divertirsi un po'. Andrà tutto bene.